Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Per troppo tempo abbiamo nascosto la nostra umanità e la nostra debolezza dietro le funzioni legate al ministero. Prima ancora di essere presbiteri, cioè preti, siamo uomini e discepoli di Cristo e lo rimaniamo anche dopo l'ordinazione. Così il vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone Cagli Pergola, nella messa crismale celebrata nella cattedrale di Fano. Il vescovo ha iniziato ponendo l'attenzione al tema della cura di noi stessi, sottolineando che il sacerdote è sempre stato abituato a pensare che deve prendersi cura da solo, che nessuno può lavargli i piedi, perché è Cristo che si prende cura di noi, perché vive in noi e opera in noi. Ma la sua cura, ha detto Trasarti, non arriva a noi preti in maniera magica o prodigiosa, bensì attraverso la premura dell'intera comunità cristiana. Il vescovo ha poi posto l'attenzione al comunicato del Consiglio Permanente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, in preparazione alla prolusione di Papa Francesco all'Assemblea di maggio, dove ha elencato le modalità con cui esercitare l'autorità episcopale, partendo dalla paternità del vescovo nei confronti dei suoi sacerdoti. Trasarti, di fronte a 200 fedeli e prima di benedire gli oli, ha ripreso un brano della Lettera alle Famiglie del 2015, nella quale accosta la figura del prete alla famiglia, che entrambi sono fatti l'uno per l'altro, che vivono gli stessi impegni di fedeltà, fecondità, unità. Come uno sposo è affidato alla sposa e viceversa, anche un prete, solo insieme agli altri, è affidato dal Signore alla famiglia dei sacerdoti, insieme con il suo vescovo, e poi ad una famiglia di laici, che è una porzione del popolo di Dio e che vive nel territorio di una diocesi e forma dunque la comunità parrocchiale. Nell'anno giubilare della misericordia, Trasarti ha accennato anche alle derive umane in cui cadono a volte purtroppo anche i preti, soprattutto quelli che tendono a isolarsi dal proprio vescovo e dal presbiterio, limitandosi a intrattenere solo una relazione formale. A chi si trova in questo stato elenca quattro azioni che partono dalla celebrazione eucaristica e che possono rinfrancare e far tornare a vivere un presbitero. Quattro azioni, e queste quattro azioni sono il radunarsi, il narrarsi la parola, il nutrirsi dell'altro e l'andare, un cammino nel quale il sacerdote deve condividere la vita e l'orientamento della propria diocesi. Un richiamo preciso a quei sacerdoti che in questi anni purtroppo si sono allontanati dal proprio pastore.